Ciao a tutti, mi chiamo Riccardo Sellini e assieme alla mia famiglia alleviamo gli animali, questi splendidi animali che vedete qua dietro e facciamo parte appunto della fattoria di avicoerramentali.it. L'idea di questo video, molto fatto a mano e molto genuino, quindi ci scusiamo in anticipo se non sente bene l'audio, ma ci stiamo lavorando, ci stiamo prendendo un po' la mano, tra virgolette, fare una serie di piccoli video sull'allevamento appunto di anatre, oche, galline e tacchini. Un po' di quello che noi abbiamo imparato praticamente 15-20 anni di allevamento, la nostra storia, come lavoriamo e più se avete premura che affrontiamo determinate tematiche, scrivete solo nei commenti. Se avete dei consigli, molto volentieri, scriveteci nei commenti. E niente, diamo inizio appunto a questa serie di video che cercheremo di far uscire in cadenza almeno settimanale e niente, buona visione. E come primo argomento abbiamo pensato di parlare della recinzione. La recinzione è un aspetto fondamentale nel nostro allevamento, in qualunque fattoria, agriturismo, eccetera, perché vi consente appunto di proteggere i vostri animali dalla fauna selvatica o anche banalmente cani da cazzo. Ricordo che parliamo di anatre, oche, galline, tacchini, faraone, eccetera, eccetera. Sono animali, innanzitutto facciamo un discorso storico, sono animali che hanno subito un processo di domesticazione, ovvero non è più l'animale selvatico che era capace di poter difendersi da solo, ma è, ahimè, per le esigenze di sviluppo dell'umanità, sono stati selezionati, hanno aumentato la produzione di uova, hanno per produrre più miele per potersi scaldare, uova per nutrirsi, forse anche carne per nutrirsi, e quindi hanno perso la capacità di difendersi autonomamente dai predatori. Questo è un aspetto molto importante, perché liberare un animale domestico in un ambiente selvatico non si fa un gran favore. Lui, ahimè, è privo di tutte quelle difese, anche istintive e comportamentali, che gli assicurerebbero la sopravvivenza. Di conseguenza è fondamentale, ma veramente fondamentale, molto importante, è primario che la recinzione del vostro allevamento, della vostra fattoria, sia capace di contenere e di evitare l'intrusione soprattutto di fauna selvatica. Fauna selvatica mi viene da pensare innanzitutto alle volpi, ai lupi e ai tassi e mostelli di punta generale come faine, donnole, eccetera, eccetera, che sono abbastanza frequenti, sia ahimè perché comunque fanno del gran danno quando entro dentro. Basta pensare che volpi e mustelidi quando entrano vanno in frenesia, in inglese viene chiamata frenzy, anche se forse la pronuncia non è la migliore, e, ovvero abbattono tutti quanti gli animali che si trovano, si riescono a mettere praticamente le mani sopra, indipendentemente dalla fame, da tutto, vanno in frenesia. O comunque anche il cane da cazza che scappa al cacciatore, sicuramente fa dei gran danni. Quindi è molto molto importante, come prima cosa, per allevare è proteggere appunto questi animali. Noi abbiamo adottato tutta una serie di accorgimenti in fase di costruzione della recinzione e poi abbiamo anche modificato la recinzione alle volte per ottimizzare questo discorso di sicurezza per i nostri animali. Quello che vedete dietro di me è l'elettrificatore. L'elettrificatore non è altro che una scatoletta, perdonatemi il termine, collegata alla due venti, in questo caso è collegata anche a batteria, che lancia un impulso a diverse decine di migliaia di volt, ma a bassissimissimo amperaggio, quindi non è pericoloso, mortale o cose del genere, che se l'animale selvatico prova a toccare il filo sul cuore l'impulso, prende un bel pizzicotto, un pizzicotto fatto per bene, bisogna dire cose come stanno, ha un bel pizzicotto. Io ci ho già preso per sbaglio un paio di volte, sono ancora al mondo, non succede nulla, però l'animale selvatico non conosce l'elettricità, non capisce qualcosa l'ha colpito e va in panico. Panico, quindi scappa via e non riproverà mai più fondamentalmente a provare a toccare la recinzione. Questo quindi tende a disabituare anche tanto la fauna selvatica a andare attorno, a curiosare, diciamo, vicino agli allevamenti.
non la colonna sonora non riporta danni, solo un bello spavento, che vabbè, potrà dargli molto peggio. E quindi praticamente si risolve il problema una volta per tutte. L'elettrificatore ha una messa a terra, quindi si può mettere con qualunque fattore un cavo a terra. Adesso lo vedete qui ben visibile, perché comunque questo parchetto in cui è inserito l'elettrificatore, che poi elettrifica tutto quanto alla recinzione, adesso è vuoto, ma prima della stagione primaverile provvederemo a interrare il tutto, e quindi in modo che nessun animale si inciampi, si faccia male. L'altra cosa, perché comunque ci possono essere fenomeni nevosi, può nevicare a lungo, quindi essere compromessa la recinzione elettrica, come vedete c'è un muretto. In questo caso ne abbiamo utilizzato un pannello sandwich, sono alti 80-90 cm, metà sotto e metà sopra, in poche parole. In questo modo, se un animale prova a scavare, penso al tasso, anche la stessa volpe, la volpe è capace sia di entrare scavando sia scavalcando, viene fermata, quando continua a provare il muro per diversi decine di centimetri, generalmente tende a demoralizzarsi e provare da un'altra parte, perché considerate che loro hanno fame. E se non è che vanno avanti ad oltranza la notte, tutta la notte a scavare, si vede che non c'è bene o male il gioco, e provano da un'altra parte. E sopra c'è una rete da saldata a maglia grossa, zincata di 2 mm di diametro, e appunto questa permette di evitare, anche se non c'è la corrente elettrica, se qualche cane, qualche animale col morso prova a tagliare il filo, ovviamente non si riesce, anche se è molto fine. E l'altra cosa bella di una rete così fine è non riuscire a inserirsi le zampe per agguantare l'animale, l'anatra o la gallina, e tirarla fuori una testa, una zampa, e poi ferirla. E per ultima cosa, poi adesso non si vedrà, ma sopra, insieme al palo, c'è un ricurvo, tra virgolette, a 45 gradi, che evita appunto agli animali di scavalcare, si chiama l'intrusione, è soggetta anche quella però a neve, nel senso che se nevica molto, l'intrusione, se c'è molto peso, si schiaccia, e questo può diventare un problema. Diciamo che comunque la combinazione di intrusione di un muretto fatto con un pannello sandwich integrato e recinto elettrico vi permette di dormire fondamentalmente sonni tranquilli. Noi in questa maniera sono anni che per fortuna non abbiamo problemi con volpi o cani in vacanza. Qui ancora qui i lupi si sono arrivati, ma si vedono a malapena, e quindi è abbastanza raro per fortuna. Eccoci qua, sempre a parlare della recinzione. Come potete vedere, questa è vista dall'esterno, quindi si vede il palo con piegato a 45, con la vetta piegata a 45 gradi, per circa 40-50 cm, il pannello sandwich sotto per interrato circa di 20-30 cm, la vetta a maglia grossa da 2 mm zincata di diametro, e poi sopra una rete normale 50x75 morbida, che non c'è nessun problema. Io mi raccomando, per la recinzione elettrica, che io sappia, non c'è mai stato alcun tipo di problema, ma è buona norma inserire un cartello, se non mi fatto male, ogni 50 metri, comunque vi invitiamo a controllare con la pubblica autorità la distanza di questi cartelli, appunto per avvisare le persone di non toccare il filo, non che sia mai successo uno in particolare, nessuno, e ripeto, io l'ho già preso 2 o 3 volte. E prima avevo i capelli lisci, però no, non è vero. E comunque anche va controllato anche che sia abbastanza distante da elettrovie. Comunque di solito, quando acquistate appunto l'elettrificatore, il commesso vi delucida su tutte quante le normative da rispettare, che sono giusto due incroci, appunto i cartelli e la distanza dalle elettrovie, e comunque i comportamenti da fare. Niente, non penso di dover accennare altro, se no comunque se avete dubbi scrivetemelo pure nei commenti e cercherò di rispondervi quanto prima. Ciao a tutti!